Ancora tu, ma non dovevamo vederci più. Recita così una famosa canzone di Lucio Battisti e invece Gaetano Teri torna nuovamente all'ombra del San Nicola. L'inaspettato esonero di Massimo Carrera ha riportato sulla panchina biancorossa il tecnico siciliano che solamente 2 mesi fa si congedeva da una piazza con cui non era mai sbocciato l'amore. Un revival alla guida tecnica che sembra andare di moda in questa stagione che tra Serie A e Serie C ha registrato numerosi ritorni, più o meno a sorpresa. Con Auteri torna a Bari un personaggio la cui dialettica non lascia a mezze misure, pungenti le sue disamine nella sua prima era lasciato in eredità delle massime niente male. Si tratta di una circostanza non nuova per l'allenatore siciliano che nel corso della sua lunga carriera è stato spesso richiamato come allenatore durante la stessa stagione dopo essere stato sollevato dall'incarico in precedenza. Il tecnico, però, rispetto a quando è andata via, troverà anche qualche giocatore che ha utilizzato poco o non ha mai visto in campo nella sua precedente esperienza terminata lo scorso febbraio. In questa lista c'è innanzitutto Cianci, fortemente voluto proprio dal mister a gennaio, ma mai schierato per i noti problemi accusati dal ragazzo di Bari Vecchia al piede. Auteri proverà probabilmente a farlo convivere con Antenucci nel tridente del suo 3-4-3. L'alternativa è un'alternanza tra i due nello stesso ruolo di centravanti. Proprio il bomber molisano non segna su azione dalla lontana debacle di Teramo dello scorso 30 gennaio.